arrivano in bici per promuovere una delle corse più amate al mondo. L'assessore allo sport di Roma Capitale e il presidente della Gran Fondo Campagnolo vogliono auspicare così che la città diventi sempre più a misura di bicicletta. Siamo alla sesta edizione, noi siamo stati il primo grande evento di ciclismo in una grande città, c'era tantissima perplessità. Adesso invece sembra normale avere quasi 6.000 persone proprio qui vicino ai Fori Imperiali che domenica all'alba alle 7:15 partiranno, suddivisi su tre percorsi, quindi come dire ce n'è veramente per tutti. Roma è orgogliosa di ospitare anche quest'anno la Gran Fondo Campagnolo, è un grande evento sportivo per la città e anche per tutta l'area metropolitana, ne siamo particolarmente felici. Anche quest'anno non mancheranno le iniziative collaterali di solidarietà, avremo anche qualche sorpresa. Al nostro segnale scatenate il divertimento. Nasce sotto il segno dell'allegria la sesta edizione della competizione ciclistica. L'appuntamento particolarmente amato in patria vanta molti estimatori anche all'estero. Infatti si tratta di una delle competizioni più belle al mondo, grazie allo spettacolare scenario che le fa da cornice, dal Colosseo ai Castelli Romani. Sarà possibile scegliere fra tre percorsi. L'itinerario madre della 120 km che presenta 2.000 metri complessivi di dislivello, in bici ai Castelli che arriva fino al lago di Albano e poi l'Imperiale che vedrà sfilare biciclette storiche. Ha presentato la competizione Alessandra Sensini, campionessa olimpionica di windsurf, oggi vicepresidente del CONI. La bicicletta io l'ho sempre utilizzata come allenamento e oggi invece la faccio per piacere e soprattutto perché mi permette veramente di andare a visitare dei luoghi magici che non avrei mai visitato altrimenti, quindi anche un mezzo proprio per scoprire il nostro paese e poi è un mezzo anche ecologico bello per girare la città di Roma che insomma in macchina è molto più difficile invece. Sia Pedalo per Amatrice che raccoglierà dei fondi a favore del terremoto perché sappiamo che la ricostruzione è ancora purtroppo di là da venire. La pedalata che faremo che si chiama Rome Bike Night la facciamo invece sotto la ciclabile, anche quella è per una onlus, è l'Uconlus che è a favore dei bambini del Togo. E nella stessa Gran Fondo c'è una charity partner molto importante che è l'Associazione Italiana contro le Leucemie e quindi chi corre con un pettorale solidale, io avrò uno di questi, devolve a favore dell'AIL e quindi vince la classifica per noi più importante, cioè quella della maggior raccolta. Il premio più grande sarà per questo. E l'anno prossimo la Gran Fondo si terrà a maggio, sperando di lanciare così la volata al Giro d'Italia, che secondo i desiderata dei ciclisti e di Roma Capitale dovrebbe concludersi in via dei Fori Imperiali.